la dissero dilettante. Abbiamo voluto fare un vernissage online per non lasciare trascorrere questa data, anche se ci sono delle ordinanze che ci impongono di tenere chiuso. Quindi oggi, 1 marzo, ore 10.30, vi facciamo vedere in anteprima la mostra di Alessandra Colò. Una mostra interessante che parla della donna, del resto marzo è il mese della donna. È una mostra che propone, attraverso una tecnica inconsueta, opere di fine art, in cui c'è la possibilità di combinare lo sguardo sul passato, rappresentato da antiche mappe reperite alla Public Library di New York, con alcuni selfie, alcuni autoscatti molto evanescenti e delicati che rappresentano il territorio di un'identità femminile. Il percorso di Alessandra Calò è stato un percorso interessantissimo. Questa mostra è stata presentata e selezionata a Parigi e ha partecipato a un festival molto importante e addirittura in seguito è stata esposta sia a Ginevra che anche all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid e in Italia, prima a Genova facente parte di una collettiva e poi al Battistero di Lande. Il processo di allestimento è molto importante perché, come vedete, si tratta di opere molto grandi, anche di base un metro o anche più, e sono stampate su fine art e addirittura incastonate in queste teche di legno di pino che le rendono standing sul pavimento, un modo inconsueto che permette di fare una sorta di percorso tra i vari soggetti e di partecipare più fisicamente rispetto a delle opere esposte. Questo è molto importante perché può far ispirare anche tante altre persone sulla non consuetudine, sulla originalità anche della parte espositiva. E poi anche una limited edition, una realizzazione, come vi spiegherà la nostra artista, davvero particolare, un'opera unica che noi proponiamo ai collezionisti che vogliono venire a vedere la nostra mostra e raccomandiamo che oltre al vernissage online ci possa essere un momento di incontro con loro. Per questo scrivete a battisterodivelate@gmail.com per visite su appuntamento. Saremo lieti di coccolare tutti gli appassionati e i collezionisti. La mostra poi prosegue dal 6 di marzo fino al 28, salvo ordinanze, ma se ci fossero ci inventeremo qualcos'altro. Ringrazio anche lo sponsor Studio Bibliografico Treppini per aver deciso di partecipare a questa mostra esponendo una serie di antiche mappe della regione Lombardia che risalgono fino al 600. Una opportunità incredibile anche per conoscere il territorio nel quale noi abitiamo.